Settembre, i titoli. A Gaiole un giovane 19enne accoltella la madre ed il padre, portato poi in gravi condizioni a Torrette. Il volo riempie l'arena Sferisterio di Macerata con il tour Tutti per uno capolavoro. A Tolentino sabato 7 settembre al Palasport Giulio Chierici il primo Streetball Playground Festival. E nello sport, Paralimpiadi di Parigi, oro nel peso per Assunta Legnante dell'Antropos Civitanova. Bentrovati anche oggi all'appuntamento con il Video News. Un giovane di 19 anni nel primo pomeriggio a Gaiole intorno alle 14.45 avrebbe accoltellato il padre e la madre, entrambi pensionati, al culmine di una violenta lite. Dopo aver colpito i genitori, il ragazzo avrebbe anche tentato di togliersi la vita, ma senza successo. Il padre, a seguito delle ferite riportate, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza, mentre la madre è stata condotta per accertamenti all'ospedale di Macerata e non si troverebbe in pericolo di vita. All'ospedale di Macerata è stato trasportato anche il giovane che dovrebbe essere sottoposto ad una consulenza psichiatrica. Ad indagare sull'accaduto sono ora i carabinieri della compagnia di Camerino. Il 18 agosto scorso i militari dell'aliquota radiomobile del Nord di Tolentino hanno controllato in piazza un 25enne, noto per legami con l'ambiente degli stupefacenti. L'atteggiamento schivo al controllo ha indotto i carabinieri a svolgere una perquisizione, da cui è emerso che egli aveva con sé numerosi documenti appartenenti ad un professionista di Macerata. Il ragazzo aveva la disponibilità di documenti personali e di guida, tessera sanitaria, bancomat, prepagata e carta di credito della signora, di cui non poteva giustificare il possesso. Contattata la proprietaria, è emerso che era stata vittima di furto del portafoglio nella stessa giornata. Ulteriori approfondimenti hanno consentito di verificare che il giovane aveva anche usato le carte di credito facendo degli acquisti in negozi di Macerata e Tolentino. Dai sistemi di videosorveglianza è emerso che le stesse carte erano state usate anche da altri due amici del ragazzo che avevano acquistato sigarette. All'esito degli accertamenti svolti, i tre indagati che hanno usato le carte per un importo di circa 150 euro dovranno rispondere dei reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito e pagamento. Vigili del fuoco in azione a Treia per un incendio scoppiato stamattina in un appartamento di una palazzina a tre piani, sita in via Benigni. In base ad una prima ricostruzione, le fiamme sono divampate dalla cucina e hanno invaso l'intera stanza. All'interno, al momento del rogo, vi erano solo i due cani della proprietaria. Uno è stato salvato dalle squadre del Comando Provinciale dei Pompieri, mentre l'altro è purtroppo deceduto a causa del fumo inalato. Da stabilire ancora la causa del rogo, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un cortocircuito. L'appartamento non è stato dichiarato inagibile, visto che la zona dell'incendio era circoscritta alla cucina. Voltiamo ora decisamente pagina. Prima di due serate da tutto esaurito per il ritorno dopo 9 anni di assenza del trio Il Volo all'Arena Sferisterio di Macerata. Emozionante e riflessivo il loro concerto con scroscianti applausi al termine di ogni esibizione, 2 ore quindi di puro spettacolo. Scopriamo di più nel servizio che vi proponiamo. Per la prima delle due serate all'Arena Sferisterio di Macerata per Il Volo, il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.
Tutti per uno, capolavoro tour prodotto da Friends & Partners, celebra i 15 anni di carriera e di amicizia del gruppo. Sono 9 anni che manchiamo da Macerata ed è per noi un onore essere in questo luogo magico, esordiscono così i ragazzi sul palco. Gianluca durante la serata saluta i familiari presenti in platea e insieme ringraziano Michele Torpedine e Maurizio Tosoroni, che li portò ad esibirsi in un memorabile concerto all'interno delle magnifiche grotte di Frasassi. Da giovani rivelazioni italiane, oggi il trio vanta una carriera internazionale consolidata, con centinaia di esibizioni nei teatri più prestigiosi del mondo e milioni di dischi venduti. Oltre 2 ore di ottima musica live per una serata speciale ed emozionante con tanti brani in scaletta. Un viaggio tra i grandi successi italiani e stranieri, canzoni inedite tratte dal loro album Ad Astra, il primo di inediti e ottima musica live. A supportarli poi una grande orchestra di oltre 40 elementi. Il volo porta avanti i festeggiamenti di un anno importante. Il 2024 è iniziato infatti a febbraio con il successo del brano Capolavoro alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito poi con le date in Giappone e arrivato fino all'Arena di Verona con 3 speciali eventi concerto. Sul palco dello Sferisterio i 3 artisti hanno reso omaggio alla città di Macerata con un'intensa interpretazione de Il mondo di Jimmy Fontana, prima di scendere in platea a salutare i fan e concedersi a qualche foto o selfie con loro. Nel segno dell'Europa, l'Università di Macerata si prepara ad inaugurare il nuovo anno accademico, il 735esimo dalla Fondazione. Alla cerimonia, la prima a livello nazionale del nuovo anno, prevista per giovedì 12 settembre alle ore 16 al Teatro Lauro Rossi, parteciperanno la segretaria generale dell'International Association of Universitatis insieme ai vertici e ai rettori della European Reform University Alliance, la rete che collega l'Ateneo Maceratese a quelli di altri 7 paesi. Saranno presenti anche Gabi Lombardo, direttore della European Alliance per le Scienze Sociali e Umanistiche, Octavi Quintana, direttore della Partnership for Research and Innovation nell'area mediterranea e molti rettori della rete UniAMU che raccoglie le università di Abruzzo, Marche ed Umbria. La città di Macerata, rappresentata dal vice sindaco Antonella Nalli, ha incontrato nella caserma di Camerino il comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, il colonnello Nicola Candido, prossimo al trasferimento a Roma per assumere un prestigioso incarico al Comando Generale dell'Arma. L'incontro è stata l'occasione per ringraziare sia il colonnello per l'impegno, la dedizione e la preziosa opera svolta nel territorio, sia in generale l'Arma dei Carabinieri per essere sempre al fianco della popolazione in ogni momento, anche in quelli più difficili come in occasione del sisma del 2016. E anche quest'anno la città di Castelraimondo si appresta a vivere un altro momento toccante con la cerimonia di commemorazione dei caduti nella missione NATO ISAF in Afghanistan. Siamo arrivati all'11ª edizione che come sempre si terrà al Parco della Rimembranza in Piazzale Santa Rita con la novità di una mostra permanente dedicata ai ragazzi caduti. Le celebrazioni iniziano sabato 14 settembre con il ritrovo dei familiari e delle autorità nell'ex casetta Sape, poco dopo la Pennalpina Pellegrina e il taglio del nastro della mostra. Domenica 15, tradizionale mattinata di commemorazione, il ritrovo nel piazzale di via
Piancatelli alle 9:15. Da lì partirà il corteo diretto al parco con la partecipazione del corpo bandistico Bottacchiari. Alle ore 10 l'alzabandiera, la lettura dei nomi dei caduti, la deposizione di una corona d'alloro al monumento e interventi di autorità civili e militari. Alle 11:30 poi Santa Messa all'aperto con la presenza del coro Santa Cecilia. Si terrà domani, sabato 7 settembre, dalle 16, nello spazio esterno antistante il Palasport Giulio Chierici di Tolentino, la prima edizione dello Streetball Playground Festival. La manifestazione, dedicata a graffiti, streetball, live painting, open day di basket, DJ set, street food e molto altro ancora, è organizzata dall'Associazione Musiculturale Mattatoio numero 5, con il patrocinio del Comune di Tolentino e con la collaborazione dell'Associazione Basket Tolentino. Ma scopriamo di più nelle interviste realizzate da Luca Romagnoli in conferenza stampa. Streetball Playground Festival è un'iniziativa che si terrà sabato 7 settembre nelle vicinanze del Palasport Giulio Chierici e che mette insieme arte, quello dei writer, musica, quella dei DJ, le degustazioni dell'oste del birraio e anche e soprattutto la pallacanestro. Sì, esatto. Sabato ci sarà questa manifestazione lungo il muro che collega lo stadio al palazzetto dello sport, dove si esibiranno i writer nella loro arte della scrittura sui muri per tutto l'arco della giornata. Sì, tardo pomeriggio e sera ci sarà musica, ci sarà street food, tutto quanto all'insegna dello sport, del basket, come già accaduto in altre occasioni nelle varie feste che ci sono state a Tolentino, come al Foro Boario o alla festa in Viale Bruno Bozzi, dove sono state diciamo, ristrutturate muri fatiscenti, rovinati e ora invece sono abbelliti da bellissimi graffiti, da bellissimi disegni. Tutto questo è stato possibile sia la sinergia del basket, dei ragazzi del Mattatoio 5, e infatti è da loro che è nata questa idea, questa collaborazione insieme al Comune di Tolentino e soprattutto all'assessorato allo sport. E speriamo che molti ragazzi, molte persone vengano, perché sarà sicuramente un bellissimo pomeriggio sera di arte e di sport. Claudio Natalini è il presidente dell'associazione Mattatoio 5 che ha promosso questo progetto che è stato itinerante, partito a marzo e che vedrà la sua conclusione sabato 7 settembre. Tanti appuntamenti per riqualificare luoghi, muri, ma soprattutto campi di basket. Esatto, noi da ex giocatori amatoriali di basket avevamo negli anni 80 diciamo, tanti posti in cui i ragazzi potevano incontrarsi, iniziare a giocare, magari non solo quelli della stessa età, ma anche già trovare qualche ragazzino più piccolo che riusciva magari a fare due tiri anche con persone più grandi. Questo l'abbiamo visto sempre come una ottima diciamo, attività sociale prima che sportiva, e quindi noi come comunque associazione musiculturale abbiamo detto perché no, facciamo sempre qualche cosa solo qualche giorno all'anno a livello musicale per vivacizzare diciamo, la città. Perché non fare qualche cosa che resti magari alla città, come appunto risistemare questi campetti da basket e lasciare magari anche un po' più decorata la zona con la possibilità di avere a disposizione questi riders che appunto per il festival arrivano da mezza Italia praticamente, quindi quale migliore occasione. Si parte la mattina con il lavoro appunto dei writer, ma la vera festa inizia a partire dalle ore 16. Sì, ci saranno appunto i ragazzi, i graffitari che inizieranno a fare qualcosa già dal mattino, poi la festa vera e propria con la musica, con comunque i ragazzini che potranno tirare su due canestri che vengono messi a disposizione dall'associazione basket, e comunque c'è
sempre food truck, quindi si potrà mangiare, bere, questo fino alla sera, musica, graffiti e quant'altro, divertimento spero per tutti quanti i torendinati. Passaggio leggendario nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a San Severino per l'Enduro Vintage Trophy di Camerino, un evento speciale a 50 anni dalla disputa di una mitica 6 giorni, ancora nei ricordi di tanti piloti e campioni di tutto il mondo. L'evento, ospite nella città ducale fino a domani, ha visto sfilare nel luogo simbolo della città i 430 piloti provenienti da ben 16 nazioni diverse. Gli iscritti hanno fatto uno stop and go per una punzonatura durante il primo giorno di regolarità, nel corso del quale sono stati effettuati anche un cross test al crossodromo di San Pacifico e un controllo orario. La carovana tornerà a San Severino nell'impianto comunale domani mattina per la manche di cross sul tracciato che ha segnato la storia delle due ruote, essendo una delle più antiche piste di tutta Italia. Il centro unico di prenotazione, il CUP regionale, sarà temporaneamente non disponibile dalle ore 13 di domani, sabato 7 settembre, e per la giornata di domenica 8 settembre, per attività di manutenzione straordinaria all'infrastruttura informatica. Il servizio di prenotazione di visite ed esami verrà ripristinato entro le ore 5 della mattina di lunedì 9 settembre. Una fascia oraria nella quale il CUP telefonico e gli sportelli solitamente non svolgono attività di prenotazione. Tutti i servizi saranno sospesi solamente dalle 13 di domani fino appunto alle 5 di lunedì, quando il CUP tornerà poi pienamente operativo. Non si potranno cancellare prestazioni o effettuare pagamenti anche tramite app, sito e totem automatici. Linee telefoniche ripristinate dopo il guasto tecnico che aveva interessato il comune di San Severino Marche a causa di un fulmine caduto a poca distanza da Piazza del Popolo durante l'ultimo acquazzone. I tecnici si sono messi subito al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto nel più breve tempo possibile. Torna a vestirsi al Festa dal 10 al 14 settembre prossimi il Ponte del Diavolo di Tolentino, proponendo la manifestazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda, a cura dell'associazione artistico-culturale I Ponti del Diavolo. Il Ponte del Diavolo di Tolentino torna a vestirsi a festa, proponendo la rievocazione che ricrea momenti di vita del 200 e la leggenda. Diverse le novità previste, la manifestazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda è come sempre curata dall'Associazione Artistico-Culturale I Ponti del Diavolo, presieduta da Carla Passacantando. L'iniziativa aprirà i battenti martedì 10 settembre alle ore 21 in Piazza della Libertà, con la consegna del premio Ponte del Diavolo al cittadino tolentinate dell'anno. Quest'anno l'associazione, di concerto con l'amministrazione comunale, ha deciso di attribuirlo a Don Vitantonio Zecchino, parroco della parrocchia Spirito Santo e referente dell'unità pastorale numero 9. Verranno consegnate anche delle menzioni d'onore all'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli Città di Tolentino, all'attore Fabrizio Romagnoli, a Riccardo Ruggeri, modello, a Leonardo Passotti, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Camerino, al medico di base Andrea Mosca, a Yana Halil, studente di infermiere, a Cristina Casadidio, ricercatrice post-doc all'Università di Camerino, agli imprenditori Giuseppe e Gianluca Ciavarelli, titolare dell'autotrasporti Ciavaroli Duilio e Figli e Ciav Trans, all'imprenditore Rodolfo Mucci alla pallanuoto Tolentino femminile. Partecipano alla serata il Liceo Coreutico di Tolentino, la Fashion Jam and Dance di Morrovalle, l'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli. Seguiranno mercoledì 11 settembre alle ore 21 la messa, che sarà celebrata da Monsignor Giancarlo Vecerrica, e la rievocazione delle antiche canestrelle all'area verde del Ponte del Diavolo. Si proseguirà sabato 14 settembre dalle 21 con la partenza del corteo storico da Piazza Don Bosco per Piazza della Libertà, dove ci sarà uno spettacolo per poi raggiungere il Ponte del Diavolo per la rievocazione della leggenda, con il gruppo storico e la competizione tra sbandieratori delle 5 contrade. Parteciperà nella veste di attore della leggenda il Cane Billy, l'unità cinofila del comune di Tolentino.
Sfilate, tamburini del gruppo Tamburini e sbandieratori di Offagna alleteranno il centro storico. Ci sarà anche un'esibizione del gioco della ruzzola grazie al Comitato Provinciale di Macerata della Figest. Testimoniale della serata sarà l'attore Massimiliano Morra. Al termine, come negli altri due appuntamenti, una degustazione di prodotti tipici. Dopo la parentesi estiva torna a riunirsi il Consiglio regionale, convocato per lunedì 9 settembre alle ore 10. Nel corso della seduta è previsto l'esame della proposta di atto riguardante la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Minardi e Dell'Asta, subentrati per surrogazione ai consiglieri dimissionari Biancani e Serfilippi, del consigliere regionale Brandoni, subentrato per surrogazione al consigliere regionale Ciccioli, e convalida dell'elezione della consigliera Battistoni, subentrata per affidamento della supplenza delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessore del consigliere Brandoni e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità, relatore Gianluca Pasqui. All'ordine del giorno anche alcune proposte di legge iscritte in base a quanto previsto dal regolamento interno. La scuola di ballo FA Team Academy della maestra Federica Agostinelli, domani sabato 7 settembre dalle ore 21.30 in Piazza del Popolo a San Severino, ospita l'evento The Greatest Show. Ospite d'eccezione, direttamente da Ballando con le Stelle, il ballerino Luca Favilla. E l'assessorato alle politiche sociali del comune di Macerata con l'IRCR Macerata annuncia l'organizzazione delle cure termali presso le Terme San Giacomo di Sarnano, rivolte agli anziani residenti in città. L'iniziativa, che si svolgerà dal 23 settembre al 5 ottobre, rientra nel progetto Attivi si nasce, volto a promuovere il benessere psicofisico della popolazione over 65. L'amministrazione mette anche a disposizione un servizio di trasporto con pullman con partenza alle ore 8 da alcuni punti di raccolta a Macerata. Sono disponibili 50 posti e il contributo pro capite per il servizio di trasporto per l'intero periodo è di 15 euro. Le iscrizioni sono aperte da lunedì 9 fino al 13 settembre presso lo sportello Informaziani IRCR di Piazza Mazzini numero 38. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo una breve pausa lo sport. Previsioni per sabato 7 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso con precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti di brezza tesa, mare poco mosso.